Ciao a tutti, sono Diego della Factotum Almost. Io possiedo questo tornio. Oggi vedremo come acquistare ed installare un piccolo kit di modifica per questo tornio e molti altri tipi di tornio da banco di marche diverse, poiché Valex, Einel, Fervi, Fox, Grizzly, eccetera, alla fine sono tutti uguali, cambia soltanto la lunghezza dell'incastellatura. L'azienda che li produce in Cina si chiama SIEG e il modello è il C2 o C3. Per riconoscerli, basta osservare il carro ed in particolare l'alloggiamento della leva per l'avanzamento automatico longitudinale e il volantino per quello manuale. Va detto che di parti di ricambio in Italia ne ho trovate solo per il Valex, nel sito della bricoutensili.com. Dal sito della SIEG ho passato in rassegna tutti i loro distributori internazionali finché non ho trovato la ARC Eurotrain. Questa è la loro homepage. È un sito molto fornito, anche se non c'è proprio tutto, e nel quale, oltre ai ricambi, trovate gli esplosi delle macchine per orientarvi meglio nella ricerca del vostro ricambio. Inoltre, tutti i ricambi sono corredati da foto, così è davvero difficile sbagliare. Oltre ai ricambi troverete tutti gli accessori, utensili e tanto altro. Vi consiglio di farne incetta, visto che ci siete, perché le spese di spedizione non sono proprio economiche, però hanno il pregio di spedire con Federal Express. Il ciò significa che il pacco vi arriva in 3 giorni. 4 se abitate in Sicilia o Sardegna. In origine cercavo di sostituire il gancio che mantiene impresa la madrevite sulla semichiocciola quando essa è innestata. Poi, scorrendo gli articoli, ho trovato un kit per migliorare la qualità dell'avanzamento e soprattutto delle filettature. Andiamo sul menu Accessori macchina. Poi Accessori tornio. Infine, Aggiornamenti. Selezioniamo le due semichiocciole che vedete qui. Le trovate sia in versione metrica che imperiale. In questo link troverete anche un manuale fotografico per effettuare da soli la modifica. Peccato che il manuale non spieghi che a modifica effettuata dovrete rinunciare al carter che copre la madrevite, per il quale non ci sarà più spazio all'interno del carro. Per questo preparerò un video a parte nei prossimi giorni. Per il momento vedete il kit metrico esaurito perché sono stato io a comprare l'ultimo kit in magazzino. Già che ci siete, visto che il costo è abbordabilissimo, vi consiglio caldamente di acquistare l'indicatore per le filettature sempre in versione metrica, perché vi sarà utile per mantenere integre le semichiocciole, per filettare senza dover ogni volta invertire il senso di rotazione del mandrino e come sistema di misurazione longitudinale. Passiamo all'installazione. Qui io mi sono portato un po' avanti ed ho già smontato in parte il mio tornio, anche per fare un po' di pulizia che non guasta mai. Comincio con lo smontare il supporto della madrevite all'estremità della guida longitudinale. Rimuovo la protezione della madrevite. Poi passo al vano ingranaggi. Togliamo l'ingranaggio montato sull'altra estremità della madrevite. Lo spessore. E infine la chiavetta. Ora possiamo spingere la madrevite al di fuori del supporto. Sfiliamo la madrevite e passiamo a smontare il gruppo dell'avanzamento. Allentiamo i due perni superiori e separiamo il gruppo di avanzamento sostenendolo con una mano. Ecco il gruppo con l'accoppiamento di ingranaggi per l'avanzamento manuale a destra
la semichiocciola e il gancio per l'avanzamento automatico a sinistra. Rimuoviamo gli ingranaggi ed il volantino. Smontiamo il gancio. Come potete vedere, al vecchio proprietario si era già rotto e lo ha riparato con una brasatura forte. Adesso smontiamo la semichiocciola allentando le viti di registro. Rimuoviamo poi il blocchetto di regolazione del gioco. Come vedete, la semichiocciola ha davvero lavorato moltissimo e in quanto fatta di ghisa, la filettatura si è quasi del tutto sbriciolata. Puliamo bene ed applichiamo un velo d'olio. Ecco qui il nostro kit. È composto da due semichiocciole che si accoppiano direttamente sulla madrevite, come nei torni più grandi. Una di esse ha una vite che consente di regolare il massimo avvicinamento tra di esse, così da non stringere troppo la madrevite con il rischio di usurarla anzitempo. Inseriamo adesso le due semichiocciole. Inseriamo il blocchetto di regolazione del gioco facendo attenzione a far corrispondere i fori con le viti di regolazione del gioco. Facciamo avanzare il blocchetto con le viti di registro finché rimarrà un gioco minimo. Inseriamo la madrevite e registriamo la massima chiusura delle semichiocciole. Adesso possiamo rimontare il carro lasciando le due viti un po' lente. Rimontiamo il supporto della madrevite lasciando anch'esso un po' lento. Portiamo il carro a fine corsa posteriore azionando la leva dell'avanzamento, assicurandoci che le semichiocciole facciano presa sulla madrevite. Adesso possiamo stringere il supporto della madrevite e il gruppo dell'avanzamento. Come ultimo tocco, installiamo l'indicatore per la filettatura.
controlliamo che il carro scorra liberamente ed eventualmente effettuiamo qualche piccola regolazione. L'ultima regolazione va fatta sull'indice del nostro regolatore. Ingranate la semichiocciola e assicuratevi che una delle tacche dell'indicatore corrisponda con quella del suo corpo. Se non corrisponde, svitate il piattello dell'indicatore, mettete una goccia di bloccafiletti e riavvitatelo fino a far corrispondere le due tacche. Nei prossimi video vedremo come realizzare una protezione per la madrevite e come si utilizza l'indicatore. Grazie a tutti per la visione. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Arrivederci alla prossima.